Si chiama o si fa chiamare Rachel Wills, penso che sia il suo nome e cognome, questa giovane donna straniera, la quale purtroppo è rimasta paralizzata per sempre, ad usque morte mestre, cioè fino alla sua morte, per colpa di uno scherzo che le è stato tirato, udite udite, dalla sua cara amica, ad una festa, un party prima del matrimonio. Comunque lo bue lo stesso come damigella. Affronta la difficoltà che vive ogni giorno, però c'è anche una sorta di gratitudine. In tanti ambiti sono molto fortunata, me ne rendo conto. Il mio messaggio è sempre lo stesso: essere umili, grati e gentili. Rachel Wills, insomma, si ritrova a vivere una condizione di vita devastante, va bene? Che cosa è successo tanti anni fa? 24 anni, era giovanissima. Una vita che stava andando a gonfie vele. Comprato casa, il primo lavoro vero e proprio, si era fidanzata col suo ragazzo dell'università, doveva festeggiare la dea nubilato ed era felicissima. Dopo una serata passata a fare bisboccia tra amiche, tornano, rincasano, fanno una nuotata in piscina. L'incidente però in maniera inaspettata si verifica, un'amica infatti la spinge in piscina, colta di sorpresa cade di testa, gli si rompe il collo. Questo crea una lesione a livello istantaneo del midollo spinale. E quindi ecco che rimane purtroppo, permanentemente parlando, paralizzata. Una vicenda ovviamente devastante, una vicenda ovviamente atroce, che ci fa capire come adesso questa donna viva delle difficoltà emblematiche, palesi, vere, reali, autentiche. Grazie a tutti utenti di YouTube, il video termina qua. Iscrivetevi, seguite, commentate e una buona giornata a voi tutti.